Oppure? Oh, test. Test. Si sente? Pubblico, si sente? Silvia? Radio 2 fa il fischio. Radio 32. Sì, eccola. E prima rimbombavo un pochetto. Vuoi dirla tu? Una cosa al microfono? Rimbomba comunque. No? E io. E tu? Si sente? No. Ti porgo questo. Ma devo dire qualcosa? Sì. Va bene? No, come ti pare? Se pensi che sei più in grado di fare tu, io devo continuare a parlare come una fatta. Ok, va bene così. Vedi? Ognuno ha le sue competenze. Test. Si sente. Pro. Il 4 è acceso. Parla qua. Prova. No. Sara non si sente. Ok, perfetto. Allora ci siamo microfonati e stiamo per cominciare. Dietro, lo vedete, ci sta la schermata, il tappo nel gergo, ho imparato adesso, del Disability Show che ci sarà questa sera, perché Carmelo Comisi, che ringraziamo perché è stato l'ideatore di questa manifestazione che è il Disability Pride ormai da tanti anni, lo salutiamo. Però prima che arrivi sul palco volevo dirvi che noi dobbiamo fare un dibattito anche abbastanza serio su quelle che sono le barriere architettoniche, i PEBA, vabbè, insomma lo capirete mentre andiamo avanti, però invece ci ha detto no, dovete fare un talk show. Io sarò, ma che pur di sta roba? E quindi eccoci qua sul palco, lei c'ha l'archetto, io cerco di fare il simpatico, lo faranno anche i nostri ospiti. E niente, chiediamone conto, chi è l'ultimo che deve entrare tra di noi? Carmelo deve entrare, però è in ritardo, non so dove sia Carmelo. Carmelo, batti un colpo se ci sei, manchi solo te. Eccolo. Oh, finalmente. E vai. Benvenuto Carmelo Comisi, portavoce del Disability Pride. È microfonato, lo sentite? Lo sentite? Allora, vabbè, ciao a tutti, piccolo problema tecnico, come tanti ce ne saranno nel corso della giornata. Intanto grazie a tutti per la vostra partecipazione. Aspetta, c'è un fischio, ultimi ritocchi tecnici. Forse ci siamo. Allora uso il gelato per Carmelo, Ti va? Buonissimo il gelato, poi sto freddo. Allora, quindi continuiamo. Tanto grazie, siamo all'ottava edizione del Disability Pride, come probabilmente avrete letto sui volantini che vi sono stati consegnati all'entrata. E niente, che cos'è il Disability Pride? Se vi interessa leggetelo sul volantino, è molto più semplice. Anziché... Ma come sei arrivato fino a qua? Ma che succede?
succede? Signori, facciamo un controllo, scusate. Un controllo. Interrompiamo un attimo lo spettacolo. Buonasera, capiamo i permessi, signorina? Penso di sì, non lo so, siamo qua, credo che... Guarda che avete chilometraggio. Tra l'altro il ragazzo lo sto seguendo da Casilina, Un po' camminare a mezza strada, ragazzo, scusa. No, scherziamo. Lei camminava a mezza strada col trapiccolo senza patente, senza la targa. No. Lei non c'ha la targa, quindi... Ma è necessario camminare per strada perché non ci sono i marciapiedi accessibili. I marciapiedi ci sono, solo che sono dell'epoca di Giulio Cesare e purtroppo abbiamo fatto ricorso, ma sto caduto in prescrizione. Ho capito, ma c'avete marciapiedi a Roma peggio dei microfoni su questo palco? Ho capito, quello l'avete organizzato voi, non possiamo fare tutto noi. Allora, vabbè, se parliamo di chi organizza... Ce l'ha l'assicurazione per sto trapiccolo? Non serve, è una carrozzina, Cristo, dai. Non serve. È una sedia a rotelle. Lei ha delle luci, vedo che ha anche dei lampeggianti così. E quindi? Scusi, quindi lei sarebbe un... ma è omologato questo trapiccolo? Ma lei che, lei poi chi è? Scusi, mi faccia capire. Ma chi è lei? Io come sono una presentatrice. Io sono responsabile del comune di Roma che stiamo a fare. C'è qualcuno responsabile del comune? No. Niente, non c'è nessuno. No. Presidente Ciaccheri, Amedeo Ciaccheri, aiuto! Aiuto. Aspetta, non è finito. Come non è finito? Allora, il suo No, no, dai, io devo andare devo via. Devo sequestrare. Ragazzi, ero non si fa le foto. Soltanto per aprire il dibattito per e basta. Favore. Allora, il trapiccolo lo devo sequestrare, quindi se lei gentilmente si può alzare. Sì, magari potresti alzare e ti prenderei a calcio. Ah, ho capito, la famo come tutti i politici. Una volta che avete preso la poltrona non avanzate più. Bravo, ho capito. Ma magari potremmo allora lasciare, che dobbiamo fare? Magari. No, mi dica lei che dobbiamo fare. Aspetta, guardi, io me ne vado, lei magari si accomoda qui. Se ne va, lei viene con me, io mi accomodo qua. Che ci sono qui tutti i suoi superiori, politici, politiconi. Chi ti stanno? Qua, tutti gli amministratori sono qui. Buonasera, che stiamo mandando un messaggino. Scusi un attimo, c'era uno che stava mandando un messaggino. A chi stava scrivendo, scusi? Sta chiedendo aiuto a qualcuno della polizia? Di dov'è il signore? Di chi è? È il sindaco di Monterotondo. Ammazza, il sindaco di Monterotondo può fare scarpa a quello di Roma, che si vede mai, dico. Vabbè, io vado. Lei è molto signor Vigile. Allora faccia così, vada a prendere signor Vigile, stiamo facendo un talk show tipo il Maurizio Costanzo Show. Si guarda intorno, c'è cioè il palco, le spie, il microfono. Vedo che c'è tanta gente. Beh, un momento per me potrebbe essere un momento importante. Perché non rimane ma con noi? Ma stanno riprendendo, allora? Siamo in televisione, dico sì. Sì, vede, c'è la televisione. Sì. Guardi, ci resto sono solo ospiti. Per far rosicare mia suocera quando mi vede in televisione, dice quello non sa pancazzo. Guardi, sa che facciamo? Gli diamo il posto che doveva prendere Carmelo, no? E il ragazzo se ne va? Lui va a mettere la targa, a mettere le luci, mette tutto quello che serve. L'aspetto qua e si sbrighi. Dura tanto sto talk show? No, perché avrei altro da fare, ho due cinghiali che mi sono rimasti intrappolati in una buca qui sullo stienzo. Li devo liberare. Invece sono arrivato da Piramide, c'è un ingorgo spaventoso e non trovavo i colleghi... I miei colleghi, cioè non si trova un vigile per tutta, non ve lamentate, uno ci sta qua, dico. Ve lamentate allora, sempre che non c'è un vigile, finalmente ce l'avete. Allora teniamo. Abbiamo una sedia, dico, una poltroncina, qualcosa. Sì, mi vorrei sistemare pure io a qualche comune qua. La sedia, mentre subito buonasera, sindaco di Monterotondo, tutto bene? Signori, buonasera a tutti e buonasera. Scusate, ci sono più intralci su sto palco che per tutta Roma, dico. Mi metto qui, sedia. Guardi, no, in estremo. Non vorrei dare fastidio, dall'altro vedo che fischio, comunque mi muovo. Teniamocelo buono, scusi, facciamo un applauso al nostro vigile, per favore. Buonasera, grazie. Strano, perché in genere mi mandano a quel paese, però vedi come strana la sensazione. È un lavoro duro, avete tutta la mia comprensione. Grazie per l'invito. Io tra l'altro c'avevo una multina no, che dico, ma come talk show non c'è una sigla, qualcosa che si capisca, che adesso parliamo di cose importanti. La sigla, come no? La sigla regia? Questi sono i nostri mezzi. Ma qua abbiamo. Basta, e cominciamo. Speriamo che Carmelo sia contento, che lo show sia questo e siamo qua per parlarvi di barriere architettoniche, PEBA e come si chiamano quell'altre? Siamo qui per parlare di città barriere sensoriali. E iniziamo perché noi siamo, guardate intorno, questo è il Disability Village. È un tentativo delle persone con disabilità di rappresentare se stessi e quello che comunque possono comunicare anche a tutta la società, è la loro voglia di essere attivi politicamente, è la loro voglia, la nostra voglia, di voler comunicare a livello sociale, di essere presenti nella società.
E noi ci proviamo, ci chiamiamo Disability Pride, ma guarda, io più che Pride, orgoglio, addirittura direi la presunzione delle persone con disabilità, che sono testarde, perché vogliamo veramente dare un contributo, rappresentare qualcosa di diverso con le nostre biografie, che sono fatte di tante esperienze, ma soprattutto della costruzione di reti solidali. Quindi vogliamo rappresentare un mondo diverso, una rete solidale, laddove invece la contrapponiamo a quello che è un'accozzaglia di egoismi, è quello della la società del vincente o del perdente. Questa società a noi non ci piace, vogliamo dire la nostra, ma per poterlo dire abbiamo bisogno di una minima agibilità. Per questo, per le tante battaglie che sono state fatte in Italia dalle persone con disabilità, qua ci dovrebbe essere tra i vari banchi anche il bellissimo libro di una nostra amica, Enrichetta Limena, che ha scritto Lotta per l'inclusione, che con rigore storico ricostruisce tutte le battaglie fatte dalle persone con disabilità per una società che potesse comprenderli, ma che potesse anche dargli appunto l'opportunità di rappresentarsi. E pensate che le prime manifestazioni che ci furono delle persone con disabilità negli anni 50 si chiamano le Marce del Dolore, perché questa era la rappresentazione che comunque avevano le persone disabili, erano persone che portavano uno stigma, una sofferenza, e la società doveva comunque tendergli una mano misericordiosa. Ma quelle stesse manifestazioni, queste Marce del Dolore, hanno dato poi la consapevolezza alle persone con disabilità di essere dei soggetti attivi, non più oggetti che recepiscono soltanto dei servizi, ma persone che invece vogliono esprimere soggettivamente il proprio punto di vista. Ripeto, però, e per fare questo abbiamo bisogno che ci sia una agibilità universale che ci permetta di frequentare gli stessi spazi che stanno a disposizione di tutti i cittadini. Questo non sempre è possibile, non lo è purtroppo nella mia città di appartenenza, quella dove sono nato, quella dove siamo, non lo è Roma. Roma non è una città accessibile, purtroppo. E non lo sono tante altre. Pensate che tra le tante conquiste che abbiamo fatto, una di quelle più grosse è stata nell'86, quasi 40 anni fa, la legge appunto su NIPEBA, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Questa legge dava un anno di tempo, poi ce lo ricorderà meglio il nostro Daniele Renda, che insomma è quello che ha studiato più da vicino tutte queste le leggi nei dettagli. Comunque dava un anno di tempo ai comuni di tutta Italia per intanto mappare e creare dei piani appunto per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Dopo un anno di tempo i vari comuni avrebbero potuto essere commissariati perché inadempienti. Ebbene, sono passati appunto 38 anni e stiamo ancora aspettando l'attuazione di questo. Ma noi abbiamo il vigile per questo, ci siamo portati il vigile perché li può multare questi comuni. Tiri fuori il blocchetto, ci sono parecchie multe da fare oggi. Li devo solo distribuire. Comunque metto i ganasci a tutti quelli che hanno parcheggiato qui vicino, così senza che siano state le macchine. Ci vuole la ganascia. Ma invece delle Marce del Dolore, noi organizziamo delle passeggiate inclusive. Noi dalle Marce del Dolore siamo arrivati appunto fino all'orgoglio, al Pride. Ma noi quest'anno, proprio perché è una battaglia ancora da fare, io vedo là in platea tra l'altro l'amico Dario Dongo, che è un altro che si sbatte quotidianamente per evidenziare tutte le barriere che stanno nei mezzi di trasporto e in giro per la città. Come Disability Pride Network abbiamo organizzato quelle che abbiamo chiamato Più, ovvero le passeggiate inclusive universali. E le vogliamo far vedere queste più? Sara, sì, diamo un esempio video di quello che sono, quindi io chiederei intanto alla regia di preparare il contributo con il video di Ostia, che partirà tra pochissimo, appena saranno, perché no, vai, già pronto. Partito. Non si vede? È partita prima la musica. Vigile, tieni qua il blocchetto. C'è qualcosa che qualcuno che si è messo di mezzo, qualche intercettazione. Sì, sì. Siamo troppo vicini alla chiesa, non vorrei che... Guarda, c'è un solo assente in questa platea. Abbiamo regione, abbiamo municipio, manca il comune. Io indagherei. Più
sono le passeggiate inclusive universali che il Disability Pride Network ha ideato e che porta avanti insieme a tanti soggetti, tra cui l'Osservatorio Accessibilità e Universal Design dell'Ordine degli Architetti di Roma, che io rappresento qui in qualità di delegata. PIU è un esperimento empirico, un esperimento molto pratico che porta a passeggiare per le città, a scoprire le barriere, di cosa si tratta, barriere sia fisiche sia cognitive, legate a problemi trasversali, e porta a passeggiare non solo cittadini, non solo le associazioni di settore, ma anche amministratori, per scoprire insieme in che modo è possibile cambiare con gesti abbastanza pratici, che ognuno può esperire attraverso la prova di ausili come la sedia a rotelle, piuttosto che il bendaggio da parte di ragazzi ciechi o ipovedenti. PIU è un modo per passeggiare, per ampliare la rete romana attorno al termine della città e dell'inclusività. Infatti l'idea è quella di passeggiare per ogni municipio di Roma. Siamo già al terzo, oggi siamo al municipio di Ostia e siamo già stati nel quinto municipio e nell'ottavo municipio. Ogni volta la passeggiata riveste un momento per contattare, per coinvolgere associazioni e cittadini, e quindi si sommano, quindi più cittadini consapevoli, più città inclusive. Queste passeggiate non hanno diciamo un itinerario randomico, ma l'itinerario viene scelto in modo ben preciso. Difatti noi sappiamo, lo ripetiamo nel corso di innumerevoli conferenze, sappiamo che da tempo dovrebbero essere stilate in ogni città i PEBA, i piani di abbattimento delle barriere architettoniche. Nonostante ciò, ancora le città sono molto molto indietro, e allora PIU, passeggiate inclusive universali, possono costituire uno strumento, un dispositivo molto pratico che parte da un nodo della mobilità, che può essere una fermata metro, come oggi saremo al piazzale di Ostalido, o come all'ottavo siamo stati alla metro Garbatello o a metro Pigneto, per percorrere un itinerario che raggiunge un servizio sensibile come una biblioteca, come un asse commerciale, come un servizio sanitario. Quindi una città che si crea step by step. Quindi da un lato non rinneghiamo la pianificazione tradizionale, che anzi ci auspichiamo arrivi molto presto, dall'altro proponiamo soluzioni concrete che portino alla configurazione di itinerari per l'autonomia delle persone con disabilità e che veda la questione in modo molto pratico, a fronte di normative che a volte sembrano complicate, anche i tecnici. Come avete visto in questo video, la nostra Alice Buzzone, dopo la presenteremo, è qui sul palco tra i nostri ospiti, ci spiegava cosa sono le PIU, queste passeggiate inclusive universali. E Daniele Renda, oggi si chiama, il dibattito di oggi, la città universale, che è un po' la città che vorremmo, e si parlava di PEBA, piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, aggiungerei. E voi a Santa Marinella, ho letto la notizia sul sito, il 19 settembre sono stati approvati, insomma sono in fase di redazione, c'era proprio la dichiarazione, la fase di redazione. Ma come ci siete arrivati? È una cosa bellissima, direi, no? E buonasera a tutti intanto. Sì, la notizia potrebbe a prima vista, a prima lettura, essere una notizia veramente veramente bella. E intanto il modo in cui ci siamo arrivati è stato un calvario vero e proprio. E noi abbiamo approvato a Santa Marinella, promossa all'epoca in collaborazione con il tavolo dell'agibilità del Tribunale di Civitavecchia e promossa da un'associazione locale, Il Paese Che Vorrei, una delibera in consiglio comunale che impegnava l'amministrazione a redigere i piani di eliminazione della barriera architettonica, che, come diceva prima Daniele, sono obbligatori dal 1986, poi 1987 e poi con tutte le varie normative che hanno fatto in seguito.
10 anni fa la delibera è stata approvata all'unanimità, quella stessa delibera che poi adesso con l'aiuto anche dell'associazione Luca Coscioni stiamo promuovendo in tutte le passeggiate inclusive e universali, queste che abbiamo visto prima. E tra l'altro tra poco avremo con noi Ciaccheri, dell'ottavo, okay. Il presidente dell'ottavo municipio, e ieri hanno approvato nell'ottavo municipio. Perfetto. E la delibera. Delibera che invito tutti i presenti anche tra il pubblico e dei vari stand a prendere informazioni per promuoverla nei propri comuni, per farla promuovere nei propri comuni di appartenenza, di residenza e nei municipi di cui, a cui si appartiene. E noi del Pride diamo la massima collaborazione e mettiamo a disposizione le nostre competenze per dare una mano, però se la stessa delibera venisse approvata in tutti i comuni sarebbe già un risultato eccezionale. Comunque, tornando a Santa Marina, 10 anni fa abbiamo fatto approvare questa delibera, l'anno successivo abbiamo fatto stanziare nel piano triennale delle opere pubbliche addirittura 200.000 euro che sarebbero state sufficienti a redigere sia il PEBA sia ad eliminare le prime barriere architettoniche di importanza prioritaria. E, dopodiché i soldi sono scomparsi e la delibera è stata chiusa in un cassetto e a quel cassetto è stato messo un lucchetto chiuso a chiave e non se ne è saputo più niente. Abbiamo fatto diverse manifestazioni per sensibilizzare l'amministrazione, senza che ora entro nel dettaglio per essere più veloci, e finché nel 2018, stanchi dall'ennesima presa in giro da parte dell'amministrazione, abbiamo fatto in collaborazione proprio il 3 dicembre del 2018 per la giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, abbiamo lanciato un ultimatum all'amministrazione che se non avessero tenuto conto dell'impegno che si erano assunti avremmo agito legalmente insieme proprio all'associazione Luca Coscioni. Quindi non avendo ricevuto nessuna risposta, l'anno scorso l'avvocato Alessandro Gerardi dell'associazione Luca Coscioni ed io, e come anche rappresentante della Luca Coscioni, abbiamo presentato una vertenza al Tribunale di Civitavecchia in cui chiedevamo l'immediata redazione del PEBA e in più, per dare anche un esempio, l'abbattimento di 5 delle barriere architettoniche più significative e più simboliche sul territorio di Santa Marinella, in modo da dare un segnale, perché prima di tutto, oltre alla sanzione, ci deve essere anche un messaggio culturale che vada proprio a segnare le collettività dove vengono fatte queste azioni. E vi hanno ascoltato a quello che si legge sul sito di Santa Marinella? Allora, hanno dato una risposta. Io ho visto la prima bozza, le prime tavole che hanno approvato. In realtà quello che stanno facendo l'amministrazione è un tentativo di arrivare al 14 dicembre, giorno in cui ci sarà l'udienza e la sentenza, visto che il perito del tribunale ha già preso atto di tutte le barriere presenti sul territorio e ci ha dato completamente ragione, e il tentativo dell'amministrazione è quello di arrivare al 14 dicembre dicendo che hanno approvato un PEBA che non è un PEBA, ma è una risposta a quelle 5 barriere, neanche tutte e 5, soltanto a 3, perché 2 neanche l'hanno capite, perché si trattava di barriere sensoriali e nella logica dei tecnici del comune esistono solo le barriere per disabilità motorie, disabilità sensoriali e cognitive non le concepiscono. E hanno preso in considerazione solo 3 barriere sul territorio di Santa Marinella, tutto il resto è completamente dimenticato. Fermate del trasporto pubblico, centri di alta frequentazione, uffici pubblici, e servizi privati a utilizzo pubblico, gli accessi agli arenili, tutto ciò che riguarda il resto della città completamente ignorato. Qui tocca che se lo segna, questo. Sì, mi sono segnato che questo. Insomma, facciamo qualcosa. Sono spariti 100 milioni. Quanto è? No, 200.000 euro. 200 milioni, non esageriamo. In un cassetto, diciamo. Dovrebbero stare in un cassetto del comune di Santa Marinella. No, le hanno spese per altre cose. Quanti cassetti ci hanno questi? Domani mattina. Uno solo, penso. Dove fanno sparire le cose? 200.000, quindi sarebbe rapina e riciclata. La cosa grave è che però, visto che il 14 si sarà l'udienza finale, molto probabilmente la sentenza, è che se passa che gli amministratori possono far approvare uno scarabocchio, perché quello che è stato pubblicato sul sito del comune non è assolutamente un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma è una presa in giro, se il giudice dice che basta quello per considerare adempiuto gli obblighi di legge dell'86, allora siamo fregati, perché come siamo stati 36 anni a chiedere che vengano riconosciuti i nostri diritti, dovremmo passare i prossimi 36 anni
a chiedere che venga fatto un PEBA come deve essere fatto. Affossano e qui, definitivamente la legge dei PEBA. Affossano definitivamente. Con una sentenza del Tribunale capiamo che questa legge, che sono tutti inadempianti da 36 anni, non serve a nulla. Arriveremo a questo. E neanche rivolgersi a un tribunale o a un giudice servirà più a nulla, perché sull'esempio di questo faranno tutti la stessa cosa, approveranno un documento inutile, completamente inutile, spacciandolo per PEBA, tanto il Consiglio Comunale poi lo approva. E dobbiamo bloccare assolutamente questa cosa. Daniele, sei uno di quelli che ha più scritto la bozza che abbiamo proposto, proprio perché appunto 10 anni sono fa... Sono il pebbaro, diciamo. Sei il pebbaro, no? E una cosa che abbiamo capito qua nel territorio invece del Comune di Roma è che comunque alla fine c'era più o meno un rimpallo di responsabilità, ovvero il municipio non è quello che attua il PEBA, lo è il Comune, ma in realtà i soldi non vengono né dal Comune né dal municipio. E questa cosa l'abbiamo messa nella nostra bozza, quella che hanno approvato anche ieri. E che cos'è? Chi è che mette i soldi? Allora, la cosa ottima che anche nella delibera che ha approvato l'ottavo municipio è stata ricevuta completamente, fondamentalmente per fare i PEBA non ci vuole soltanto sensibilità, ma quello ne parlavamo anche prima con Marta, fondamentalmente servono i fondi, servono i finanziamenti, e i finanziamenti li mette la Regione, e per alcuni abbattimenti, e l'abbattimento soprattutto negli edifici privati, le mette il governo centrale. Noi con questa mozione che abbiamo scritto chiediamo, e dopo chiederò, penso che Marta si prenderà un impegno in tal senso, alla Regione di ampliare e soprattutto aumentare lo stanziamento per redigere i PEBA, perché l'ultimo era o di 120.000 euro o di 140.000 euro, che diviso per tutti i comuni del Lazio non serve quasi assolutamente a nulla. Tra l'altro il Comune di Santa Marinella ha fatto quello che ha fatto, quel scarabocchio, chiamiamolo così, prendendo i fondi regionali, quindi ha preso i soldi pubblici per ingannare i diritti dei cittadini fragili. Ma visto che abbiamo qui Marta Bonafoni, appunto, sì, Sara, diciamo che noi... regionale dalla Commissione delle Pari Opportunità e anche di quella UEFA. Commissione settima, se non vado errato. Settima e nona, perché la settima si occupa di politiche sociali, la nona di pari opportunità, l'incrocio fra le due mi sembra che sia dentro... al disability. Marta con tutte Bonafoni, e due le scarpe. Benvenuta, veramente grazie per aver risposto al nostro invito. Grazie a voi. Con questa giornata così impegnativa. Sara, noi praticamente sia le più che anche il dibattito di oggi non vuole essere soltanto una denuncia, ma stiamo veramente cercando insieme agli amministratori che ci stanno dando retta di costruire un percorso per capire se veramente possiamo attuare questa legge che c'è da così tanti anni. Quindi trovare anche magari delle strategie tutte insieme affinché questo avvenga, oppure magari anche dire no, buttiamo tutta l'acqua col bambino e facciamo un'altra cosa. Quindi vorremmo capire anche da te se te ci credi, se pensi che in Regione ci possa essere un apporto propulsivo all'eliminazione, a rendere questa città e non solo tutti questi comuni liberi per ogni cittadino. E anche di aprire quei cassetti che abbiamo trovato chiusi a Santa Marinella. I cassetti regionali? Sì, allora, intanto grazie a voi, proprio perché la giornata è complicata, io mi scuso in anticipo anche con voi che siete sotto questo gigantesco palco, perché fra poco dovrò andare via, ma sarà mia cura insieme a Daniele, insieme all'organizzazione, avere gli appunti di lavoro che usciranno da questo talk. E mi complimento perché vedo crescere a grandi falcate il Disability Pride, e questo mi sembra un bel segnale che noi amministratori e amministratrici dobbiamo cogliere fino in fondo per accettare quella che è una sfida tardiva per quanto ci riguarda, perché se le città non sono ancora universali la responsabilità ce l'ha chi le città le governa, e sopra le città hanno gli enti sovraordinati. Noi in particolare in questa seconda legislatura guidata da Nicola Zingaretti abbiamo normato in maniera più decisiva i PEBA, ma è evidente quello che dicevate, lo diceva Daniele, c'è poco da girarci intorno. Accanto a un tema che ha a che fare con le infrastrutture, con l'hardware delle città e dei quartieri, o arrivano le risorse e arrivano all'altezza dei bisogni, oppure c'è poco da dibattere. E io credo che da questo punto di vista sia tanto più vero quello che voi ci sollecitate a fare oggi, quanto più i fondi del PNRR, per una volta scomodo questa sigla, no? Che
forse in campagna elettorale stiamo ascoltando meno, ma che sarà il presente e il futuro delle nostre città nei prossimi decenni, che quel PNRR dialoghi con le cose che ci stiamo dicendo stasera su questo palco. È un quindi, bel cassetto, direi. Per forza, è un mega cassetto pieno di risorse ed è impossibile pensare, visto oltretutto che fra le missioni del PNRR c'è a pieno titolo l'inclusione, la lotta alle disuguaglianze, che quei fondi vivano dello sguardo della città universale e quindi dello sguardo che dal Disability oggi ci invitate nuovamente ad utilizzare, e soprattutto che attraverso magari un sistema di monitoraggio che sia specificamente tarato su quello sguardo di città inclusiva riesca a far investire quei soldi una volta e per tutte, che non si debba tornare ad abbattere le barriere. Il trucco sarà costruire città, e il PNRR farà arrivare tantissima infrastruttura, i più critici dicono forse troppa rispetto al software, all'anima, no, di quello che dovremmo metterci, quelle infrastrutture non potranno che nascere già a barriere zero. So che siamo tanti, voglio dire soltanto altre due cose. La prima è la barriera simbolica, perché poi quello che voi ci sfidate a fare continuamente anche con quelle passeggiate è provare a far dialogare le barriere architettoniche e il loro abbattimento con le barriere simboliche, no Daniele? E mi piace moltissimo il fatto che l'abbiate chiamata più, perché c'è un'affermazione importante, no? Questa è una società dove i fragili, i fragilissimi vengono considerati sempre il meno, e invece provare ad avere l'unità di misura di questo più significa avvantaggiare tutti e tutte, perché poi ce lo diciamo ogni volta, se l'unità di misura è di chi ha una disabilità vorrà dire che tutti e tutte potremo camminare, godere delle nostre città e dei nostri spazi pubblici in maniera democratica, la democrazia realizzata. Io credo e so che ci potrà essere un filone molto importante che tra l'altro in sinergia regione, che però ecco è quasi arrivata a scadenza, quindi stiamo qui prendendoci forse più degli impegni sulla prossima legislatura, no? E non tanto a promettere che qualcosa potrà accadere da qui alle prossime settimane, ma con l'allineamento virtuoso fra regione, Roma, municipi, noi potremo su un tema che a me è molto caro e che però anche il tema che coglie la transizione ecologica accanto all'inclusione sociale, quindi la lotta ai cambiamenti climatici insieme a quella alle disuguaglianze ed è l'agricoltura sociale, noi potremo cambiare il volto delle nostre città provando a dare delle risposte in questo senso. Ieri ho partecipato a un dibattito terzo e quarto municipio nell'altro quadrante di Roma, pieno di aree verdi come pieno questo, e il tema dell'affidamento nella gestione delle aree verdi oggi sotto l'egida dei municipi anziché della città di Roma, da affidare alle cooperative di tipo B, quindi a lavoratori e a lavoratrici portatori di disabilità, può secondo me essere un filone, no? Sul lavoro, sull'inclusione, su una dimensione multidisciplinare poi della presa in carico delle persone che in disabilità. Bravissimo. Dei temi e non a caso si chiama Pride, e noi ci incrociamo al Pride, no? Quello che a giugno ho visto anche il Mario Mieli presente, ci vede sfilare insieme. L'ultima cosa che voglio dire, e ve la lascio come anche un po' come soddisfazione di una legislatura che va a finire, noi abbiamo rotto il simbolico sulle fragilità e le disabilità proprio poco prima di agosto, quando abbiamo affidato i locali dell'Ater di via Taranto, occupati dai fascisti di Forza Nuova, alla locanda dei girasoli, cioè a quelle famiglie, a quei ragazzi e a quelle ragazze, in quel caso con sindrome di Down, che erano stati sfrattati da Cinecittà. Ecco, io credo che anche questo significhi fare inclusione, no? Provare a dare un colpo di spugna sulla robaccia che lì dentro c'era, provando a dire: dentro un'arteria fondamentale a via Taranto ci sono due metropolitane, c'è il treno che va a Fiumicino, grande via vai di persone, ci sarà un'attività economica gestita da ragazzi e ragazze con sindrome di Down, laddove invece c'era il divieto di passaggio soltanto se avevi una maglietta di Che Guevara, perché temenavano praticamente. E credo che questo sia un segnale quasi al pari delle barriere architettoniche. Grazie Marta, grazie a voi e recupero tutto. Grazie di essere stata con noi, veramente grazie. E il Vigile ha segnato tutto. Ho PNR tutto. Mi raccomando, quando possiamo venirla a trovare per vedere insomma quando iniziamo a fare praticamente queste cose? Martedì a che ora? Martedì, segna ore 15, vai. Ore 15 la riunione, la alla Pisana, però via della Pisana è una barriera già da sola, la Pisana è già una barriera. Esatto.
E a proposito di comuni che non sono virtuosi, abbiamo dei comuni che invece ci provano, che lo stanno facendo. Abbiamo qui il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varrone, che è un comune che ha approvato i PEBA, e la vice sindaca di Monterotondo, Isabella Bronzino. Sappiamo che siete qui e che tra l'altro il sindaco è qui e dopo dovrà, insomma, un evento molto importante a cui andare, quindi non lo facciamo parlare subito. Che state facendo per attuare questi piani per la limitazione delle bandiere architettoniche? Grazie intanto per questa opportunità, un saluto a tutti gli ospiti che sono qui, anche a chi ci sta ascoltando e guardando. E intanto mi viene da dire che si percepisce subito la passione e il clima con il quale insomma avete organizzato questo evento. È la prima volta che ho il piacere di partecipare, e io accennerò alcune cose perché poi c'è anche qui la vice sindaca Isabella Bronzino, che devo dire ha il merito anche di non solo aver curato poi l'approvazione del PEBA nel comune di Monterotondo, ma anche di aver scardinato un po' una visione, che è la visione che credo debbano avere tutti gli amministratori lungimiranti per stare in linea poi un po' su quella direttrice che ricordava Marta Bonafoni e che effettivamente ci sta dando purtroppo molti anni dopo l'86, e ve lo dice un sindaco che è dell'85, ma ha dato già da molto tempo gli strumenti per cambiare anche il volto delle nostre città, perché poi quando si parla di eliminazione delle barriere architettoniche vuol dire anche ridisegnare le città a misura di tutti. A misura non solo delle persone che hanno disabilità, ma io credo a misura davvero dei bambini, a misura delle persone che possono vivere gli spazi pubblici anche in un altro modo, perché poi non solo almeno a Monterotondo ci siamo interrogati sui luoghi, sulla fruibilità dei marciapiedi eccetera eccetera, ma come vi dirà Isabella, anche con una, tra l'altro aprendo alla cittadinanza anche un mi viene un sondaggio, un questionario dove ovviamente abbiamo avuto indietro anche una serie di luoghi, a partire dal luogo d'eccellenza che è il comune di Monterotondo, che è un palazzo del 1400 e che quindi già di per sé ovviamente ha una serie di criticità, ma pensiamo anche a tutti gli altri luoghi che in una giornata normale possiamo frequentare, come le biblioteche pubbliche, le farmacie, gli uffici decentrati dell'amministrazione. Quindi è una sfida sicuramente importante, che però passa attraverso una presa di posizione e proprio una visione che io credo gli amministratori possono dare. Come si ricordava, abbiamo in questo momento possiamo recuperare direi questi anni che abbiamo perso, perché le quattro sigle che ricordava Marta, il PNRR, ci offrono una finestra rapida a livello temporale, perché i cantieri devono partire per non perdere questi soldi entro marzo 2023, e quindi possiamo recuperare indubbiamente un po' di tempo. Come e quello che stiamo facendo a Monterotondo lo lascio dire davvero alla vice sindaca Bronzino, perché ha il merito di aver introdotto nella nostra città, a Monterotondo, anche sulle linee guida che è giusto ricordarlo, la Regione Lazio ha dato, ma a Monterotondo l'abbiamo attuata dopo un percorso partecipato, e quindi su una serie di numeri e su una serie di particolarità mi fa piacere che sia lei. Certo, sentiamo a Isabella. Grazie davvero per questa opportunità. Tanto grazie al sindaco di Monterotondo Riccardo Varrone, che è stato con noi. Isabella, è stato facile o difficile? È facile o difficile fare un PEBA? Dillo, che poi allora, ti intanto, seguiranno tutti i comuni sì, d'Italia. Consentitemi di ringraziare tantissimo Daniele e Carmelo per avermi dato questa grande opportunità di stare qui insieme a voi in questo palco stupendo, con questo pubblico meraviglioso. Piccola premessa, facile e difficile. Potrei dire delle cose che fanno arrabbiare delle persone, ma noi li facciamo arrabbiare, ho visto che possiamo anche arrabbiarci. Riccardo, che ringrazio per i complimenti, mi ha insomma indicato come la protagonista di questo cambiamento, ma in realtà Monterotondo da anni che ha avviato un percorso. Come diceva Marta prima, faccio un esempio. L'utilizzo da 30 anni di cooperative di tipo B per la cura del verde, che curano con professionalità il verde di Monterotondo, che è estremamente esteso.
Però io quello che voglio dire è che bisogna stare molto attenti, perché tutto ciò che abbiamo conquistato lo possiamo perdere in un attimo. Bisogna essere molto attenti, perché ci vuole un secondo a che questo affidamento, questa cooperativa venga soppiantata da un operatore economico più aggressivo. Non possono mettersi a paragone e in concorrenza le cooperative di tipo B con un operatore economico che fa da squalo nel mercato, e quindi bisogna stare molto attenti, perché ogni conquista, che può essere un pezzetto di marciapiede reso accessibile, così come questa scelta di tipo politico-strategico, si possono perdere in un attimo. Fare il PEBA di per sé può sembrare facile, ma in realtà è molto difficile. Mi collego a quello, a una semplice parola che ha detto Daniele: egoismo. Perché per un progettista fare in un PEBA chiuso nel proprio studio professionale è facilissimo. Si prende Google Map, si prendono tutte le mappe, le porte di ogni servizio per vedere se ci sta la scala, se ci sta lo scivolo. Si può fare in maniera molto serena. Diventa un po' più complesso, ma soltanto perché è un onere degli amministratori, quindi poi questo onere me lo sono preso io, insieme comunque anche ad altri colleghi della giunta e del sindaco. Diventa anche più interessante aprirsi invece alla società civile, sentire davvero i bisogni, poi diventa molto interessante capire come anche la giusta illuminazione possa avere un ruolo, l'attenzione alle fermate degli autobus. Ascoltare le persone, ascoltare come avete fatto. Ascoltare le persone, abbiamo aperto anche un questionario. Diciamo che noi ci abbiamo messo poi quasi 2 anni, perché in mezzo c'è stato il Covid, però come primo, uno dei primi atti del nostro mandato amministrativo è stato chiedere un finanziamento allo Stato per avere i soldi, 20.000 euro per fare questo progetto. Ma già avevamo... quindi neanche tantissimi, non parliamo perché di questo cifre... Beh, bisogna essere virtuosi, perché parliamo di soldi pubblici, e quindi bisogna cercare di operare passo per passo. Poi abbiamo avuto il grande aiuto delle linee guida della Regione Lazio, che sono state approvate nel 2019, che sono state il nostro vademecum. Quindi le linee guida della Regione Lazio mettono nelle condizioni ogni comune di poter fare il proprio dovere, perché ci sono tutte le indicazioni su come si fa un PEBA. Quindi si parte da alcuni assi principali dell'area urbana, no? Perché chiaramente uno non può pensare di abbattere con un colpo di bacchetta tutte le barriere in tutta la città. Noi abbiamo mappato tutti i servizi fondamentali alla persona: scuole, giardini, centri sportivi, poste, supermercati, tutti i servizi, e le connessioni tra essi, tutte le strade mappate, quindi trovati tutti i punti di rottura, no? E, che è un po' quello che viene chiesto di fare ai municipi attraverso la redazione. Ok, l'abbiamo fatto puntualmente, un lavoro molto voluminoso, molto, molto grande, che abbiamo condiviso con tutte le commissioni, e voglio aggiungere non soltanto commissione lavori pubblici, commissione servizi sociali, commissione urbanistica, perché bisogna guardare alla città. Il discorso va affrontato su diversi livelli: abbattere le barriere in città che hanno centri storici, però poi guardare alle espansioni della città è complessa, ma anche con la commissione edilizia privata. Il tema è abbastanza complesso, perché io penso una cosa: siccome c'è un po' il vizio di vedere le persone con disabilità come persone asessuate, che non abbiano una vita privata, io trovo odioso, sì, odioso una cosa: noi persone che non hanno bisogno di comprarsi un costume da bagno. Noi abbiamo recentemente spostato una farmacia da una piazza che era accessibile, per un motivo strettamente economico, in un luogo che va adeguato, ok? Dove a fianco ci stanno un bar, un negozio di intimo e costumi da bagno, tutte cose stupende, negozio di capsule per caffè. Insomma, il problema è stato che la farmacia non è accessibile. Io penso e sono sicura che invece è molto semplice, come abbiamo visto nel video, rampe giuste apposte. Perché da 30 anni che i negozi sono lì non hanno mai pensato di mettere una rampa?
che costa poche decine di euro. Perché il cittadino che protesta, che in quei, oddio, abbiamo spostato la farmacia, va bene, ma con quella farmacia se l'abbiamo spostata è perché risparmieremo 30.000 euro all'anno che potremo reinvestire per abbattere, per fare un marciapiede. Ci sta, deve essere una programmazione e bisogna, torniamo agli egoismi, bisogna capire che c'è bisogno di fare una programmazione, una progettazione, a volte bisogna fare una scelta un po' più dolorosa per poter arrivare un po' più avanti con il percorso e la strada che c'è da fare. Però perché non ci si preoccupa che non si possa entrare in quel negozio di intimo e di costumi da bagno? Io non lo trovo accettabile. Isabella, hai detto delle parole chiave, progettazione, programmazione. Abbiamo qui Alice Buzzone che abbiamo visto prima nel video. Ciao Alice, architetta, ciao. Consigliera dell'Ordine degli Architetti di Roma, tra l'altro è delegata all'Osservatorio all'Accessibilità all'Universal Design. Cos'è? Cioè, ci ha presentato dei problemi oggettivi, no, della progettazione. Come si fa a rendere una città? Salutiamo il sindaco Riccardo, grazie ciao per essere venuto, grazie anche a te. Grazie. Ciao Marco, buonasera. Intanto scambiamo le poltrone. Invitiamo Emiliano Orlandi. Abbiamo perso un consigliere regionale. E ci presentiamo un presidente di commissione. Dai, un benvenuto a Emiliano Orlandi. Signor Vigile, il nostro municipio, tra l'altro. Buonasera. È un po' in ritardo, che stava a fare? Ma la voglio mettere in imbarazzo, però voglio dire. No, arrivavo con lo scooter. Con lo scooter. È scattato in qualche buca, dico. C'ha due grossi polmoni, però gli dobbiamo dare il microfono. No, io voglio fare un applauso, scusate, prima di andare avanti, al comune di Monterotondo. Stavo pensando di trasferirmi lì. Avrete l'innalzamento della popolazione. Vigile, prima di fargli l'applauso. No, l'unica cosa che non ho capito, come mai pensavate che diciamo i disabili non hanno, diciamo, questa necessità di fare sesso. Io quei due che conosco sono dei due grandi porconi che non voglio di niente stasera, perché sennò io rovino. Ma fanno cose zozze. Sì. Vigile, sa perché mi è venuto questo dubbio? Perché secondo me c'è un problema nella testa dei progettisti. Ma quello è il problema, è loro allora. Certo, ma io sto dicendo che chi progetta, se non ha una mentalità e un'apertura alla progettazione universale, alla fine progetta soltanto per una piccola fetta di platea e di utenti, perché bastiamo bagno uomo, donne, disabili. Certo. È la società del maschio adulto e normodotato che noi col Disability Pride, noi con le nostre passeggiate vogliamo smontare pezzo per pezzo, perché poi tra l'altro fosse una società dove si vive bene e si sta tutti felici, invece col cavolo forse c'è bisogno, e lo dico anche a Valentina, a quelli che stanno qui con me sul palco, di rappresentarci, di farci vedere noi persone con disabilità con tutto quello che siamo nel bene e nel male, no? E anche di dare un po' di solidarietà a questi progettisti che poverini non abbiamo scoperto non fanno sesso, non ciulano, insomma, darei un po' di solidarietà. Strano, perché io non beccai tanti su Palmiro Togliatti lì a sera, non so perché. Facciamo concludere l'intervento Isabella Bronzino, perché poi avevamo dato la parola ad Alice che risponderà, insomma, da architetta e progettista. Vorrei integrare solo con una piccola cosa per magari completare il pensiero, perché non vorrei essere fraintesa. Io a luglio ho proposto, tramite la mia consigliera, di approvare una mozione affinché il sindaco si muovesse verso la regione, verso la direzione generale dell'ASL, affinché la maggior parte degli ambulatori, soprattutto che curano la salute della donna, fossero adattati all'accoglienza di tutte le donne, soprattutto per fare mammografie e pap test, perché purtroppo non tutti i lettini sono accessibili e quindi si mettono le persone nelle condizioni comunque di dover umiliare se stesse. Stiamo chiudendo i consultori. Poi insomma il tema della sanità è molto grande, lo vorrei anche poi affrontare anche con Valentina, che ci può raccontarci che cosa significa avere un edificio pubblico accessibile o meno dal punto di vista di un bambino con disabilità. Quindi parliamo di scuole, parliamo di servizi alla persona. Ci facciamo un altro dibattito. Però un dibattitone, cioè apriamo tanti temi, ne siamo consapevoli. Il tempo è tiranno e quindi comunque andiamo con Alice, che invece l'avete sentita prima nella voce che illustrava la passeggiata di Ostia, un po' raccontarci più. A mia insaputa. Stavo, diciamo, come voce narrante in un agguato telefonico durante una passeggiata a cui
Purtroppo non avevo potuto partecipare per un imprevisto, l'unica passeggiata a cui non ho partecipato, fra l'altro, quindi mi avete tratto questo agguato. Buzzone, che fa parte, anzi è la responsabile dell'osservatorio sull'accessibilità universale e universal design, io mi mondiale dell'ordine degli architetti della provincia di Roma, quindi loro sono partner del Disability Pride e condividono con noi queste esperienze delle più. E cavolo. Sì, allora diciamo che veramente vi faccio i complimenti per come avete organizzato un po' il dibattito, sia per come il disability, il senso del disability è quello di approcciare in modo nuovo, l'hai introdotto tu Daniele all'inizio, quindi le PU sono stato un lavoro condiviso in cui abbiamo cercato un po' di riportare quelle che sono anche, come ha citato il vice sindaco della, la vice sindaca di Monterotondo, la gerarchia che bisogna attuare nella pianificazione, cioè se si vuole veramente rendere una città accessibile con questo ritardo tocca lavorare per step. Le passeggiate sono un po', come dire, una deviazione di percorso che però segue lo stesso ragionamento, l'abbiamo detto nel video quindi non mi ripeto, abbiamo cercato, la cosa su che vorrei sottolineare quindi non è il processo che è già stato descritto dal video perché sennò ci ripetiamo e avete già del materiale ecco divulgato che, in cui potete approfondire. Però il nodo, che non lo ritroviamo soltanto nella progettazione accessibile, ma in tutto un po' una rivoluzione che sta avvenendo nel mondo della progettazione, dove giustamente lei tacciava i progettisti di tecnici che si chiudono nel loro studio, no, invece spezzo una lancia rispetto a quello che sta avvenendo ormai da, come dire, noi parliamo spesso, sentiamo questo mantra della rigenerazione urbana, no? Rigenerazione urbana che cos'è? La parola chiave è processo, nel senso che noi oggi non possiamo più permetterci, soprattutto quando si parla di interventi di questa portata anche culturale, oltre che di necessità contingente, i nostri progetti devono diventare processi. È proprio questo che ci ha portato a realizzare le PU. Non rinneghiamo la progettazione tradizionale che però ha i suoi tempi, è legata a persone, perché dietro gli uffici, dietro le pubbliche amministrazioni ci sono le persone con la loro passione. Infatti qui ne possiamo palpare, diciamo, uno dei saggi migliori, perché ci siamo già infervorati nel backstage, no? A parlare, no, ma qui, ma io conosco i progettisti, quindi insomma, e dobbiamo cambiare quindi le lenti. Adesso la vice sindaca, io credo che di carpire dalle sue parole che come me, io non nasco come tecnico specializzato in progettazione universale, universal design. Mi è capitato per caso di scontrarmi con queste tematiche, proprio per una rampa, fra l'altro, di un negozio di un privato in cui si è verificato l'esatto opposto di quello che raccontava la vice sindaca, ossia c'era un'attività privata che voleva rendere accessibile il proprio esercizio e che da 14 anni era ostacolata. Quindi la passione, la volontà politica, la volontà di buonsenso, no? Che molto spesso purtroppo nella nostra normativa è piena di leggi anche troppo dettagliata, e per cui ci autocreiamo gli ostacoli, quando invece qualsiasi cosa, come dire, dovrebbe far parte. Poco fa anche la vice sindaca ha citato l'importanza di tavoli tecnici e transdisciplinari. Noi ci scontriamo, i nodi dolenti non sono tanto fra gli uffici, come dire, che riguardano l'edilizia, purtroppo, ma con piani come per esempio le sovrintendenze, quando ci scontriamo con temi, legati al patrimonio, piuttosto che la disciplina del traffico, quindi tutti quella che è proprio il signor Vigile, qua lo cito e gli tiro le orecchie anche io, lui mi fischierà, io gli tiro le orecchie, per cui c'è da mettersi attorno al tavolo e trovare anche soluzioni che non sono sempre materiali, no? In realtà noi abbiamo tante, sicuramente lottiamo per l'autonomia delle persone con disabilità, quindi l'obiettivo deve essere ridurre nei nostri progetti l'assistenzialismo, ma ci sono cose come ad esempio mi viene in mente tutte le app presenti come dire, per accelerare per esempio la strutturazione di un PEBA, che però se non sono partecipate queste app, ma che le facciamo a fare, cioè gli strumenti ce li abbiamo, ma vanno condivisi in un modo, come dire, univoco e vanno poi portati avanti. Oppure altri strumenti che potrebbero essere sistemici, quindi non per forza dei piani, ma
mi viene in mente degli, poco fa sempre la vice sindaca mi ha lanciato un sacco di stimoli oggi, quindi sembra, come dire, perché ha additato i progettisti e quindi io mi sto focalizzando su di lei. Allora in realtà scherzo, però penso che magari un criterio di scelta che potrebbe venire da un legislatore oppure nella, quando si fa un avviso, una, come dire, una gara, si potrebbero scegliere come requisiti quelli di accettare come dire, persone che investano invece, quindi invece che andare a ribasso, persone che investano come dire, nella ricerca oppure in un disability manager del processo edilizio. Quindi inserire nuovi criteri che sono sistematici, quindi non è che dobbiamo fare prima il PEB, poi, cioè già inserire stimolerebbe il mercato, stimolerebbe gli architetti a formarsi in questa cosa. Dall'altro lato ci sono gli ordini professionali con che stanno anche loro cercando nel loro piccolo, io rappresento qui l'ordine degli architetti di Roma, stiamo cercando nel nostro piccolo di adeguare anche noi questi strumenti. Nella delibera che si citava, che ha approvato di recente il Municipio VIII, e che sicuramente può essere migliorata, perfezionata, implementata, ma che è un ottimo segnale, si legge anche ad esempio la formazione degli uffici pubblici, perché non dobbiamo, uno delle, come dire, una delle dei blocchi che troviamo è spesso molto culturale, quindi il tecnico che dal suo ufficio tecnico dovrebbe, come dire, essere quello che decide e che ti dice se una cosa va bene o non va bene, deve essere disposto con tutto il suo team a formarsi, e gli ordini professionali devono dare questo servizio contemporaneamente agli iscritti e alla pubblica amministrazione, dove probabilmente ci saranno degli elementi di novità, perché come vi dicevo tutto quello che la ricerca, l'esperienza urbana di rigenerazione sta producendo in realtà farebbe molto bene a quella che è la progettazione universale, quindi transdisciplinarietà, condivisione del processo del progetto come avanzamento culturale di tutta la società, quindi condividere vuol dire non solo carpire informazioni da quelli che sono gli attori che vivono le barriere, ma anche socializzare questo problema. Nelle passeggiate inclusive noi spesso partiamo in 30 e ci ritroviamo in 90, in 100 a fine passeggiato, ok? Perché? Perché diventa un qualcosa che incuriosisce, che però non era nei programmi magari di quella persona in quella giornata, ma che incuriosisce e quindi diventa qualcosa che dobbiamo trovare sempre più spesso e sempre più di frequente nelle nostre piazze. Oppure un'ultima suggestione, dato che hai citato una cosa molto pratica dell'edilizia privata. Politica pure lì, hai visto? Perché non pensare invece della singola attività che debba adeguare il proprio servizio igienico, quando sappiamo poi nella pratica che molte persone vogliono adeguare ma non hanno lo spazio necessario, dovrebbero ridurre il loro spazio di vendita, quindi purtroppo a volte non è che i commercianti non vogliono, ma si scontrano con una normativa. Perché non pensare di, anche qui, socializzare i problemi attraverso magari PEBA e creare dei servizi condivisi, quindi per esempio dei bagni pubblici di cui tanto si parla, ne abbiamo sentito parlare di recente in una pubblicazione fantastica che è stata fatta che è Milan Gender Atlas, l'Atlante quindi della città di genere, fatta da delle studiose ricercatrici, fra l'altro romane, però per Milano, quindi questo fa pensare molto. Quindi dove si parla dei bagni pubblici, un qualcosa che servirebbe, no? Quindi vedete come i temi ritornano, come qualcosa che è utile. Quindi partire dagli ultimi vuol dire far bene a tutti e, come dire, e dobbiamo adeguarci anche alle innovazioni, no? Grazie Alice, perché veramente hai parlato della necessità quindi di fare rete, di condividere le buone pratiche e di progettare non sempre sull'emergenza ma di lungo respiro. Quanto è difficile, un'ultima domanda, quanto è difficile fare una PU o come è stato, come si organizza una passeggiata inclusiva? Così che se qualcuno volesse organizzarla, insomma, alle basi, in realtà, cioè si va da... Allora, pensavo di non voler, come dire, ripetere qualcosa che abbiamo detto nel video, però è efficace forse questa cosa. La PU, innanzitutto, anche questa è, scusate se abuso di questa parola, è un processo, quindi in realtà ogni PU si aggiunge un attore, un amministratore che ci cita i suoi problemi, quindi in realtà è uno strumento in evoluzione, non pretende di essere perfetto, anzi, lo sforzo che dobbiamo fare adesso è proprio quello di affinarle e di mettere a terra quello che accade nelle PU. Come osservatorio ci stiamo adeguando di nuove risorse che provengono magari anche dall'università, quindi nel frattempo incentiviamo anche giovani progettisti a, come dire, a fare delle tesi, dei lavori di ricerca su questo tema. Quindi adesso è il momento di cominciare a
come dire, archiviare quello che si fa, condividerlo, perché sennò diventano passeggiate un po' volatili, no? Quindi noi, dato che siamo stati bravi, siete stati bravi, insomma, fra il Disabiti, Radio 32 e tutti gli attori che hanno partecipato, abbiamo un certo archivio che ora però è il momento di, come dire, mettere a terra per essere realmente condiviso, perché sfido io, neanche io mi rivedrei il video magari molto lungo, no? Quindi dobbiamo trovare strumenti agili, dobbiamo invogliare le persone, dare tutti gli strumenti rapidi per formarsi, interessarsi. Quindi adesso arriva un po' la parte più faticosa, perché è bello fare le più, è bellissimo, ci divertiamo un sacco, conosciamo i territori, ogni volta impariamo qualcosa di nuovo, si aggiungono sempre, quindi bagaglio culturale e umano. Però poi ogni tanto bisogna fare lo sforzo di fermarsi e, come dire, mettere a sistema, fare un punto sulle cose che si sono imparate per veramente restituirle e fare un servizio pubblico vero. Assolutamente. Scrivi Daniela, prendi Daniela. Scrivo, prendi. No, intanto, lo faccio, anche noi ci mettiamo in aiuto, l'ho volevo detto. Segnalare al signor Vigile che è arrivato il presidente del municipio, Amedeo Ciaccheri, quindi buonasera. Li può chiedere. No, e non l'ho riconosciuto. Ci chiedeva i permessi. Tanto in giro. Buonasera, presidente. Ci chiedeva i permessi e tutta questa roba. Che numero dice? 8. Come va? Va bene. È arrivato in ritardo pure lei, dove stava? E mentre li chiede i documenti, signor Vigile, certo. Io vorrei... Senta, ma abbiamo qualcosa da chiedergli a questo presidente? Mo ci arriviamo, io prima... Dai, è che questo mo scappa un attimo, becchiamolo al volo. Io prima del presidente vorrei un attimo rievidenziare che significa, di che stiamo parlando, perché poi l'acronimo PEBA allontana un po' la distanza da quello che è realmente, cioè... E qua io adesso sono sul palco che faccio il presentatore, che ha un'attività sociale eccetera, però per lo più la mia quotidianità è fatta da una città che ti dà ogni volta uno schiaffo in faccia e ti dice a te non ti vogliamo perché abbiamo altri problemi a cui pensare. Sì sì, va bene le barriere architettoniche, ma qua c'è la monnezza da risolvere, ci stanno gli autobus che sono macelli per tutto, però in realtà sono vite reali, tra cui c'è anche quella di un bambino, ad esempio, del piccolo Sirio, di cui Valentina è la mamma e ha dovuto fare una fondazione per far capire quali sono i diritti che anche le creature più piccole, i bambini, questi bilenchi, come lo chiama Valentina, hanno. E lei ha una frequentazione più assidua di me, immagino, lei è Sirio, di quelli che sono anche gli edifici pubblici che i PEBA riguardano, quindi scuole, sanità, eccetera. Ma sì, noi abbiamo iniziato proprio a cercare di raccontare appunto la nostra storia per focalizzarci poi sull'importanza del capire, quindi del far conoscere agli altri i bisogni, perché poi in realtà è la risposta ai bisogni, quella che si chiama PEBA, si chiama come vuole, ma insomma è quello che dobbiamo riuscire poi a costruire per trasformare le nostre città. Io sono la persona meno competente per stare su questo palco a parlare, perché appunto non sono un tecnico, non sono tantomeno un amministratore, e quindi sicuramente anche il percorso che facciamo noi come fondazione non va se non con la partecipazione a costruire un vero e proprio cambiamento oggettivo nell'abbattimento delle barriere architettoniche. Sicuramente focalizziamo il lavoro su quello che deve essere un abbattimento delle barriere culturali, quindi della incomprensione che la società attuale ha verso il bisogno speciale, no? Noi raccontiamo la parte, diciamo, più tabù di quello che può essere la disabilità, perché è quella che colpisce i corpi elementi dei bambini, e quindi ovviamente una situazione che colpisce un intero nucleo familiare. Quindi raccontiamo come la città escluda non solo la persona con disabilità, ma tutto il suo nucleo familiare, nel caso dei bambini anche i coetanei, i loro fratelli. Quindi è una non accessibilità culturale, architettonica, sensoriale, le mettiamo tutte, che colpisce intere famiglie che scompaiono dai luoghi pubblici, dalla vita, dalle relazioni e dallo scambio collettivo. Quindi ovvio che abbiamo immediatamente iniziato a far parte del network, il Disability Pride, perché ci rendiamo conto appunto che il messaggio fondamentale da far capire, proprio per far capire che parliamo di diritti minimi quando diciamo che vogliamo una città fruibile, è quella di immaginare appunto corpi e menti non conformi, sbilenchi, bavosi, li chiamiamo in tanti modi, spesso in modi irriverenti, che possono far capire la realtà per quella che è, non sempre bella, ma quella. E quindi affrontando la disabilità come una peculiarità dell'essere umano inevitabile, dobbiamo immaginare
che ci sia una società capace, no, di rispondere, di comprendere il bisogno, di capire che non esistono vite, non possono esistere vite che necessitano solo appunto una presa in carico assistenziale, o una città che permette di entrare solo in farmacia perché tanto sei disabile e quindi probabilmente non c'è nessun bisogno di andarti a comprare un costume, no? Ti riferivi a dei portici probabilmente che appunto finché vendevano solo costumi non, nessuno gli è venuto in mente di renderli accessibili, ora che forse c'è una farmacia ce ne siamo accorti, perché immaginiamo le vite più vulnerabili, i corpi, elementi più vulnerabili necessitanti solo di assistenza e cura, che è una follia. Noi siamo qui a raccontare, siamo qui su questo palco per l'ennesima volta, perché poi ci sono dei luoghi, no, che cerchiamo di liberare prima degli altri, che siano di diritti, al diritto alla felicità, allo sport, di diritti che sono veramente cose, insomma, parlo spesso di banalità, perché il diritto alla felicità non lo immaginiamo di tutti, cioè lo immaginiamo che sia solo dei corpi abili, che sia solo di quelli che riescano a raccontare il proprio concetto di felicità, quando invece l'approccio alla felicità è un approccio che a qualunque corpo, qualunque mente, come diceva Daniele prima, ci deve essere una società capace di comprendere appunto che tutti hanno lo stesso diritto di attraversare i luoghi, di far crescere i luoghi anche con la loro particolarità e con i loro bisogni speciali, e che quindi luoghi, persone, istituzioni, amministrazioni devono essere in grado di rapportarsi appunto al non conforme come una persona che ha diritto ad essere felice, a divertirsi, a avere una vita sessuale, relazionale, collettiva, quindi ad essere parte attiva della società in ogni sua struttura, in ogni suo luogo, dal bagno, che vi assicuro sarebbe già una grande rivoluzione perché manco al bagno si riesce ad andare, a qualunque palestra, a qualunque luogo, a qualunque no, forma di divertimento, alla montagna. Appunto, noi ad esempio stiamo cercando di fare questo sempre con il gioco e il divertimento, anche per far capire ai luoghi più famosi al mondo. Noi stiamo cercando di, per dire, rendere accessibile il Foro Romano, che non è possibile renderlo accessibile, lo capirete meglio di me, o che comunque anche quando ci si prova si possono rendere accessibili questi luoghi solo in una minima loro parte, quindi la fruizione delle persone con disabilità di determinati luoghi è sempre parziale, perché non ci si mette in gioco, è sempre parziale perché non c'è accesso alla tecnologia, non c'è accesso agli ausili adatti per fare certe cose. Noi il Foro Romano lo abbiamo attraversato scavalcando felicemente tutte le barriere architettoniche con ausili adatti, con braccia forti che portavano giolette da adulti e da bambini, appunto, e quindi oggetti in grado di scavalcare in quel caso le barriere architettoniche, perché non tutte, ovviamente, non ovunque possiamo fare una rampa. Viviamo in una città che appunto a causa e grazie all'enorme patrimonio archeologico spesso è usato come scusa per non rendere accessibili i luoghi, beh, c'è anche la tecnologia lì che ci aiuta, ci sono gli ausili, quindi la conoscenza, la fruizione degli ausili per tutti è un po' il nostro obiettivo, quello che portiamo nelle piazze che costruiamo, che abbiamo provato a portare anche oggi, il permettere a ognuno, a ogni corpo, ovviamente in questo caso parlo dei normodotati, di provare con se stessi sulle carrozzine, bendati, quello che abbiamo fatto nella passeggiata inclusiva, quindi mettere ogni persona, no, a disposizione sedie a rotelle o bende per vivere da ipovedenti o da ciechi il proprio territorio. Noi lo facciamo anche sul divertimento, quindi sullo sport, il rendere fruibili gli ausili dello sport adattato a tutti vuol dire far passare una giornata di divertimento a persone che non avrebbero, e a maggior ragione a bambini, che non avrebbero mai immaginato di potersi divertire su una sedia a rotelle. Rendere quello slogan lo sport per tutti veramente, certo, per tutti. E cambiare l'immaginario, perché nel momento in cui ancora immaginiamo una sedia a rotelle invece che come uno strumento di libertà e di autodeterminazione, la immaginiamo come uno strumento di costrizione, non riusciremo mai ad adattare le nostre città se non cambiamo questo tipo di concetto, se non capiamo che una sedia a rotelle è libertà e quindi deve poter passare ovunque, se non capiamo che una sedia a rotelle può essere adrenalina, divertimento, collettività e non costrizione, solitudine e dolore. Quindi è un passaggio di prospettiva, ecco, quello è l'unica cosa su cui noi possiamo focalizzare la nostra attenzione, non essendo progettisti e non essendo amministratori, è cercare di cambiare l'approccio culturale che si ha con il corpo non conforme e quindi con l'ausilio, che è libertà e che non è costrizione. Quindi sono spesso delle banalità, almeno a raccontarcele tra noi, che invece permettono un salto, un passaggio di sguardo, che è quello che cerchiamo, che è l'intersezionalità, il capire che ogni diversità poi
al suo potere, la sua bellezza, i suoi desideri e la sua necessità di raggiungere, di costruire il proprio percorso di vita e di felicità. Grazie Valentina, il tuo intervento è stato veramente fondamentale perché sì. Hai parlato di immaginario, quindi ci hai aperto un'altra categoria. Guarda, io direi che abbiamo visto all'inizio l'apertura, l'abbiamo fatta con un video di 4 minuti che era la passeggiata inclusiva fatta a Ostia. E adesso io mi vedrei di Ostia, quindi dopo le dare in scuola. Certo, no, infatti farei così, guarda, farei vedere quello che invece in ordine di arrivo abbiamo qua Emanuele Orlandi del Quinto, che è arrivato ha fregato sul traguardo il presidente Ciaccheri, quindi mandiamo adesso il contributo del video della prima passeggiata inclusiva che abbiamo fatto, ovvero quella del Pigneto, che è in rappresentanza del Quinto Municipio. Quindi pregherei la regia di mandare in onda il contributo. E la proposta l'avete forse letta nel nostro volantino, è quello di proporre ai presidenti di tutti i municipi una passeggiata in una via che non vuole assolutamente essere la via più importante del quartiere dove la facciamo, ma semplicemente emblematica di un territorio, un esempio. Poi tutti noi abbiamo l'intelligenza per capire quanto le situazioni che incontreremo, vantaggiose o vantaggiose che siano, perché non vogliamo solo evidenziare le difficoltà, ma anche invece quello che è già realmente esistente e si potrebbe potenziare. Potrete pensare come questo si possa ripercuotere anche in altre zone di questo quartiere, che in realtà è una città grandissima, cioè stiamo parlando oltre che del Pigneto, di Centocelle, di Torre Maura, di Porta Sapienza, di Gordiani, e chi più ne ha più ne metta. Quindi adesso non è che siamo dei grandissimi organizzatori, quindi azzecchiatevi come vi pare, qualcuno provi la sedia, qualcun altro si accosta a una persona ipovedente o cieca e camminiamoci per questa passeggiata con questa giornata. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, perché ormai si è fatta una certa, come si dice. Sono Daniel Bazzucchi, rappresento FederTech, ma qui in realtà sono venuto per fare una passeggiata con degli amici. Mi sembrava giusto esserci e anche bello esserci, no? Come dire, una passeggiata insieme tranquilla e anche l'occasione per poter trasmettere dei messaggi importanti che mi interessava insieme anche alle altre persone trasmettere. Abbiamo fatto una bella passeggiata e ho vissuto personalmente anche un'esperienza interessante con questa persona che ho conosciuto, Ada Nardin, che è stata anche molto simpatica, molto gentile. Ho fatto questo percorso da non vedente, tentando di utilizzare queste bastoni per non vedenti, che devo dire personalmente la prima volta che tento di utilizzarlo è difficile, quindi anche lì il tentare di capire come utilizzarlo, mi spiegavano, certamente mi aiutavano, non era una cosa facile, però anche questo serve ed è d'aiuto a capire come di per sé, chiaramente loro sono già abituati a utilizzarlo in maniera abbastanza, no? Sembra tutto facile non è niente, avranno anche avuto loro le difficoltà all'inizio, no? Ad imparare, come quello ce l'ho avuto io oggi, molte a tentare di capire come si faceva, no? E questo fa capire come qualcosa che per magari altre persone è del tutto naturale, percorrere quei 100 metri per altre persone è molto più difficile, e forse l'obiettivo sarebbe quello di rendergli la vita più facile, insomma questo sarebbe il messaggio. Grazie, io vi ringrazio veramente di avermi invitata a questa manifestazione. Parto dalla fine, l'impatto diciamo emotivo è stato al di sopra di ciò che pensavo, effettivamente stando nelle vostre posizioni mi rendo conto di quello che noi non riusciamo a vedere con degli occhi molto miopi, devo ammetterlo questo. Come istituzione, come ha già detto anche il Presidente, sarà nostra premura prenderci carico di ciò che voi avete scritto su quelle posizioni, perché condividiamo pienamente e, come è stato già detto anche prima da Massimo, sono punti che non sono a favore della disabilità, ma sono a favore di una società civile. Quindi non c'è
uno schieramento o una presa di posizione, ma servono per la comunità. Questo penso che deve essere il punto essenziale per partire da un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Quello che io parlo poi fondamentalmente per quello che sono le mie deleghe che ricopro, è evidente che il lavoro che noi dobbiamo fare deve tenere conto di ciò che voi avete scritto su questi punti. Il personale ha già una formazione, ma sarà nostra premura interfacciarci e capire se c'è la necessità di intervenire, sarà nostra premura cercare con i fondi che abbiamo a disposizione di affinare tutta una serie di lavori pubblici che permettano appunto un vivere civile e per tutti quanti noi. Ovviamente abbiamo già attivato anche la Commissione Politiche e Sociali, che quando riprenderà i lavori a gennaio vi inviterà per un confronto sui PEBA, sui PUA. Quindi sicuramente questa giornata di oggi è un punto d'inizio per una collaborazione che ci auspichiamo tutti sia proficua. Grazie. E questo era un video di una passeggiata inclusiva. Qui abbiamo Silvia Fiorucci del 10° municipio, che è uno degli amministratori che ha partecipato alle nostre passeggiate inclusive. Silvia, com'è stato? Allora, intanto vi volevo ringraziare per questo invito, insomma sono onorata, anche un po' emozionata, non sono abituata a stare in un palco così grande. E in realtà ho cercato io Carmelo, perché avevo visto i video di altre passeggiate inclusive e... Ci sei cascata, è una trappola che tendiamo. Sì. Carmelo lo fa. Facciamo pastura e poi qualche istituzione ci casca. E bene, quindi l'ho trovata un'ottima idea per sensibilizzare le persone che fanno parte del nostro municipio, le persone in generale, ma parlando del nostro municipio, quindi del 10° municipio, e anche gli amministratori locali. Quindi li ho cercati, abbiamo organizzato questa passeggiata che ha avuto un gran successo, insomma hanno partecipato moltissime persone e ci siamo resi conto sulla nostra pelle delle difficoltà. Purtroppo il 10° municipio è uno di quei municipi che, come diciamo spesso noi, insomma sta all'anno zero rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi ci siamo resi conto che bisognava metterci mano. La cosa fondamentale, mi ricollego un po' ai discorsi che mi hanno preceduto, credo che sia importante la formazione degli uffici tecnici e che in merito al tema, e che ci sia il confronto con chi questo problema lo vive, perché se no veramente abbiamo dei progettisti chiusi nelle stanze che non si rendono conto. Spesso bisogna rimettere mani su cose fatte perché non ci si è resi conto che non andava poi così bene. E quindi abbiamo istituito da pochissimo un tavolo tecnico, un tavolo di confronto più che altro, in cui c'è una parte politica, ci sono gli uffici tecnici, fa parte anche come ospite fisso la consulta della disabilità, ma al quale chiameremo come ospiti tutte le associazioni, tutte le persone che possono darci una mano per progettare, mappare e costruire step by step, partendo dalle priorità, ma anche cercando di risolvere magari i problemi più semplici, più rapidi, le difficoltà che le persone incontrano nel nostro municipio. Perché poi quando parliamo di barriere architettoniche e sensoriali, parliamo anche di difficoltà che incontrano persone normodotate, perché insomma le persone anziane anche possono avere delle difficoltà con marciapiedi che non sono adeguati, con scivoli non presenti, e quindi su questo ci stiamo impegnando. Per questo l'abbiamo chiamato città universale il nostro dibattito, perché deve essere una città per tutte e tutti e tutto. Sì, quindi qui abbiamo Amedeo. Guarda, c'è un intervento inaspettato. Un intervento a proposito. Passa davanti a ogni politico, ogni attivista, ogni architetto, ogni presidente di municipio. E quindi dai, allunga questo microfono a Valentina, che sentiamo che ci introduce. Valentina, ciao Valentina, benvenuta. No, Valentina sono io, tu come ti chiami? Cosa? Allora Gaia, io ti ho chiamato su questo palco perché ti faccio una domanda, così qui cerchiamo di spiegare quali sono i bisogni alle persone, ma spesso
è più facile del previsto. Quant'è che non vai a scuola, Gaia? No, non lo so. Non lo sai più, te lo sei scordato. Gaia sono 2 anni che non va a scuola. Come vedete, Gaia è una bambina che ha tutto il diritto di andare a scuola, come ogni persona, ha tutte le competenze cognitive per andare a scuola, ma non ha un'infermiera, perché non, l'assistenza domiciliare di cui tanto parliamo, spesso sgolandoci, scusate, c'ho il fiatone, a sedere a rotelle sulla sabbia fa fatica, e sono emozionata di avere Gaia sul palco, perché la rabbia che mi sale quando penso che esistono bambini che non possono andare a scuola, perché non hanno le figure professionali accanto che gli permettono di andare a scuola. Allora, io ho visto su Instagram che la pagina sua di Tessa Bondi, che Silvio un giorno non è andato a scuola perché non c'era l'infermiere, perché è stato male. Volevo dire questa parentesi e faccio parlare Valentina. Prego. Gaia ci ha detto che Sirio per un giorno non è andato a scuola, 2 giorni fa, perché il suo infermiere si è ammalato quella mattina, ci ha chiamato e quindi non siamo andati a scuola. A Gaia succede da 2 anni, Gaia è il 2° anno che non frequenta la scuola, perché la regione pensa che possano bastare determinate figure invece di altre. Aspetta Gaia, se non capiscono niente dobbiamo lasciare pure la parola agli altri, ora ti faccio salutare. Quindi non stiamo qui certo a fare, non è questo il luogo per certe rivendicazioni, ma è il luogo per farvi capire cosa sono i diritti. I diritti di qualunque persona sono quelli di stare in mezzo ai suoi coetanei, di avere accesso alla didattica, di avere accesso alla collettività, alla socialità, ai giochi, alla mensa, alla palestra, e basta una figura professionale per 6 ore al giorno per permettere a Gaia di andare a scuola, una figura professionale che la regione, che è la nostra, e il comune di residenza di Gaia non sono riusciti a trovare, per 1000 fattori e 1000 ricatti che vengono fatti alla famiglia, perché vengono offerti operatori di altro livello, quindi operatori sociosanitari che non possono gestire determinati ausili nelle classi. Gaia, come mio figlio, ha una tracheostomia e quindi ha necessità di avere un infermiere al suo fianco. Lei mi ama, ma non sapete quanto posso amarla io. Ma questo ce lo diciamo dopo. Io al governo? No, no, ma qui ci sta chi sta al governo. No, non è la giorno adatto. Grazie Gaia, grazie Valentina, è importante capirle e raccontarle le cose, no? A tal proposito parlavamo di barriere architettoniche, abbiamo parlato di barriere sensoriali, e prima di ridare la parola a Silvia Fiorucci volevo che Daniele Renda ci spiegasse, come l'ha spiegato a me l'altro giorno al telefono, cos'è una barriera sensoriale per un ipovedente che vuole prendere l'autobus, visto che stiamo spiegando le barriere architettoniche e sensoriali. Allora, barriera sensoriale e in genere, ma proprio la barriera è una struttura fisica, mentale, che possa essere sensoriale, digitale, che priva un individuo della propria libertà, del diritto di essere libero. Quindi qualsiasi barriera toglie a un individuo un diritto fondamentale, che è il diritto della libertà, di uguaglianza, di pari opportunità e di sentirsi un cittadino come tutti gli altri. E per quanto riguarda le barriere sensoriali e soprattutto quelle digitali, che noi ipovedenti e non vedenti siamo costretti con cui siamo costretti a convivere tutti i giorni, sono quelli che non ci permettono di vivere liberamente gli spazi urbani, gli spazi pubblici e i servizi pubblici, come diceva giustamente Sara. E l'avventura per chi come me lavora da pendolare e è ipovedente è quella di non solo rischiare di non prendere i mezzi pubblici e quindi di arrivare tardi al lavoro e con tutto quello che questo comporta, ma moltissime volte è mettere a rischio la propria incolumità e a volte la propria vita. E
non prendere un autobus del servizio regionale oppure sbagliare fermata significa rimanere su una provinciale e le condizioni delle strade provinciali della nostra regione non sono le più sicure. E al buio un ipovedente o in qualsiasi situazione non vedente in una strada provinciale dove i marciapiedi sono completamente assenti rischia veramente la vita, oppure percorsi tattili sensoriali interrotti quando si fanno i lavori, perché nelle emergenze non si contempla mai il diritto e la sicurezza delle persone disabili. Interrompere un percorso tattile con delle barriere significa impedire il percorso alle persone. E un esempio, qualche giorno fa un percorso tattile completamente istruito per lavori in una ferrovia mi ha fatto cadere nel binario. Fortunatamente non passava un treno, ma fortunatamente, perché quando non sarò fortunato quel treno passerà e con tutto quello che comporta. E fondamentalmente le barriere sono queste. Le barriere digitali invece sono quelle che non ci permettono di avere gli stessi diritti degli altri per quanto riguarda formazione, istruzione e lavoro. E ormai quasi tutti i lavori le persone disabili, sensoriali, non vedenti e ipovedenti le fanno tramite computer, scrivono tramite computer, studiano tramite computer o dispositivi digitali, ma la maggior parte dei formati, delle piattaforme, dei testi non sono digitalmente accessibili. Questo significa togliere il diritto all'istruzione, togliere il diritto alla dignità di un lavoro dignitoso, togliere i diritti che le persone con disabilità sensoriali vorrebbero avere e che ad oggi non hanno. E questo significa non consentirgli di vivere la vita liberamente come vorrebbero, perché devono vivere quello che gli viene consentito vivere, cioè fare un lavoro che sia costruito su misura loro, mentre ci sono non vedenti che sono addirittura ingegneri aeronautici, e ci sono non vedenti che fanno delle cose straordinarie che però non possono mettere in pratica perché magari le piattaforme della pubblica amministrazione o di altre società sono completamente inaccessibili. E questo non gli consente di esprimere neanche le proprie capacità e di dare anche un contributo alla società per farla migliorare. Grazie Daniele, era importantissimo questo, perché ci diciamo alcune app, per esempio, sono state di servizi di mobilità pubblici della nostra regione, sono diventate inaccessibili grazie all'aggiornamento grafico, e questa è una cosa che non viene considerata. È di queste settimane che un'app che funzionava benissimo di un servizio pubblico regionale con aggiornamenti è stata resa completamente inaccessibile. Silvia Ferrucci, torniamo a te, scusa per l'interruzione, ma era necessaria, come avrai capito. E l'ottavo municipio ha approvato una delibera appunto per IPEBA. E quando lo farà il tuo municipio? A ruota. No, spero presto, nel senso che, ripeto, il nostro municipio, ma penso che in generale i municipi siano sensibili a questo tema che tocca tutti quanti poi alla fine, no? Parliamo di autonomia, parliamo di diritti, parliamo di garantire alle persone quello a cui in realtà hanno appunto diritto e gli spetta. Quindi ovviamente c'è una totale apertura da questo punto di vista e seguiremo a ruota l'ottavo municipio. Quindi vigile segna, dopo essere andati a Santa Marinella andiamo a Ostia e giustamente a ritirare la delibera. Amedeo Ciaccheri, sei venuto qui? No, aspetta, grazie. Aspetta, abbiamo detto che lui paga pegno, è arrivato per ultimo. È anche il padrone di casa, nel senso siamo comunque nel territorio dell'ottavo municipio. E abbiamo appena visto invece il video dove la vicepresidente del mio municipio, il quinto, e anche, ve lo dico in anteprima, anche del signor Vigile, sta lì, no? E comunque così anche lei parlarci di un percorso iniziato, eccetera, e quindi te lo chiedo anche a te, oltre a un commento, perché ti abbiamo visto nel video, che insomma anche abbiamo trovato, scusa se te lo faccio, non è body shaming, abbiamo trovato una sedia adatta alla tua stazza per portarti in una passeggiata inclusiva. L'hai fatta con gioia, ti ho visto, ti sei divertito, siamo stati anche presi dell'impegno di un percorso comune. Noi ci terremmo che il quinto municipio fosse con noi parte in quello che è l'attuazione dei PEBA per tutta la città di Roma, quindi è un sostegno fondamentale. Quindi ti passo il microfono per un tuo commento, ma soprattutto per un tuo impegno. Che grazie. So dove abiti, eh. Grazie, innanzitutto grazie a tutti. Io sono un po' emozionato perché
diciamo così, è un tema che sento molto. Io ci ho avuto mamma che quando avevo 8 anni ha deciso di aprire sul territorio di questo municipio, del nostro municipio, il quinto, scusa, un'associazione che si occupa di inclusione proprio per persone disabili. Quindi questo tema lo sento molto e lo vivo quotidianamente. La passeggiata è stata qualcosa di fantastico. È stata qualcosa di fantastico perché ha aggiunto ad alcuni miei dubbi personali tutta una serie di certezze che naturalmente purtroppo in negativo ho dovuto osservare e le ho osservate sia diciamo all'interno del territorio del mio municipio sia all'interno di questa fantastica città che è Roma, perché poi nel momento in cui uno esce e va fuori trova delle situazioni che sono completamente diverse. Prima ho ascoltato l'intervento di Isabella, il vice sindaco di Monterotondo, e mentre parlava del PEB pensavo chissà che cosa ha dovuto subire nel momento in cui ha cominciato a spostare incroci, alberi, parcheggi, soprattutto parcheggi, perché io tutte le sere tornando a casa diciamo così passo davanti a una serie di incroci e quindi una serie di strisce pedonali, quindi non parlo di scivoli ancora, parlo solo di strisce pedonali che sono occupati dalle macchine. Non lo dico al vigile, assolutamente, non è una spia, in una maniera più totale. È una spiata per dire che ci manca ancora molto da un punto di vista. Ma noi l'abbiamo invitato a restare. Io sono una cosa, sentire la mia. Ma per vigile c'è un'altra cosa. Lei dopo. Lo ha lasciato il motorino sotto casa. Ma come, ne è venuto col motorino? Sì, sta qua dietro, da qualche parte. Sul marciapiede. Ma assolutamente non no. Non glielo dire, Emiliano. No, dicevo questo perché a noi manca ancora molto da un punto di vista di testa, no? Cioè di comprensione. Che non c'è solo la mia vita, c'è la vita di tutti gli altri. Credo che questo discorso della formazione degli uffici tecnici si debba, diciamo così, fare anche nella formazione dei cittadini, perché, ripeto, il semplice parcheggio su una striscia bianca poi comporta una serie di impedimenti a tutti. Io naturalmente vi porto i saluti del presidente Caliste e dell'assessore De Cinti, che sono molto sensibili rispetto a questo tema e noi abbiamo iniziato a pensare, diciamo così, a quali strumenti e soprattutto a quali associazioni, a quante associazioni rivolgersi per iniziare a fare un'operazione di mappatura per poi procedere al PEBA. Però io sono abbastanza concreto. E poi il presidente Ciaccari mi correggerà se dico una stupidaggine. Io poi ogni volta che vado dal presidente, ogni volta che vado dall'assessore, mi dicono: Emiliano, bellissimo questa idea, e i soldi? Allora io, siccome mia madre ci ha avuto anche un altro pregio, per 40 anni ha fatto il vigile nel nostro municipio. Una collega. Esattamente. Infatti mi sembrava la faccia che... Ho visto da qualche parte. E allora io ho pensato già da un po' di tempo, poi la butto lì così, non so quanto è fattibile, non so quante orecchie mi tireranno lunedì mattina quando tornerò in municipio. Perché non destinare la metà, il 50% degli introiti derivati dalle multe che vengono fatte nei territori di ogni singolo municipio a questo tipo di indicazione? Qui è già scatenato mani alzate, vedo Daniele Renda con le mani alzate. No, perché? Perché tutto ciò che sono bellissime tante idee, però se io nella vita mia quotidiana di ogni giorno faccio difficoltà a scendere per strada e a prendere l'autobus piuttosto che andare in farmacia, a fare una passeggiata per arrivare dentro un parco piuttosto che a prendere la metro C e arrivare al centro. Andare a scuola e prendere la metro bene. Cioè io rispetto tutti, sotto. Ma queste sono le cose primarie importanti. Certo. E per questo vanno di pari passo con una formazione dei cittadini e con la formazione sicuramente di tutti gli uffici tecnici o comunque di chi pensa a fare questi interventi. Perché è chiaro che, io infatti sarei molto curioso di farmi una chiacchierata col vice sindaco,
Perché è chiaro che se io vado a mettere un orecchio negli incroci che ho sotto casa, levo dei parcheggi, per carità, però è impossibile, oppure non riesco a trovare un aggettivo, non dare la possibilità alle persone di attraversare la strada. Cioè, io non, più di questo sinceramente non so. Volevo ringraziarvi e quindi oltre ai soldi del PNR Emiliano Orlandi ci propone di dare vigile, non lo so, sentiamo Emiliano Renda, avrei che Daniele Renda che vuole. Aspetta, il tappo è tirano, andiamo un po' di corsa, Sara. Qua c'è una scaletta che impelle. Sono Redar Guida. E quindi io manderei, chiedere alla regia il contributo e farei anche un esperimento questa volta. E, Presidente, se si vuole alzare, siccome questo è l'unico video che non ha una descrizione audio per i non vedenti, vorrei che la facessi te dicendo quali sono le vie e che succede in quella scena. Come va? Aspetta. Ecco. Come è mai andata così che non gli avete fatto la descrizione vai, audio? Vai, per te. Come è andata? Era per te, era per farla fare alla capacità dialettica del politico di turno. Allora, qua siamo a Tormarancio, stiamo uscendo dall'IPAB Sant'Alessio, che è una delle realtà più importanti, una delle realtà importanti in questo territorio, non sono poche, che si occupano di disabilità sensoriali. E qua si sta passando proprio su via Odescalchi, come vedete, per prendere l'autobus e per raggiungere questa che è stata la seconda passeggiata sul nostro municipio, per cui come vedete si può anche replicare, per cui per chi aveva chiamato Carmelo Disability per fare può anche replicare la passeggiata, è una cosa interessante. E qua invece siamo sulla circonvallazione Ostiense, abbiamo voluto dedicare con il Pride, con Carmelo, con... per far sonorizzare i semafori, sì. Però quello di partenza ha suonato. Mentre camminavamo invece abbiamo notato che quello di arrivo non ha suonato. Quindi diciamo è importante che entrambi suonino. E faccio stare i semafori, i semafori. La seconda passeggiata l'abbiamo legata, abbiamo fatto un percorso simile a quello della prima, però abbiamo voluto provare e sperimentare un'altra cosa. Io ringrazio, al netto di tutti quanti i limiti straordinari che abbiamo riscontrato, ATAC, perché abbiamo fatto una passeggiata insieme ad ATAC sul trasporto pubblico locale, sia sulla metropolitana che sugli autobus, proprio per verificare quanto le barriere anche per utilizzare i mezzi pubblici della nostra città siano evidenti e siano invalidanti, perché poi sulla metro non ci siamo riusciti a salire effettivamente insieme a Carmelo. Abbiamo fatto poi un... questa è però la prima passeggiata, abbiamo fatto un mix delle due passeggiate, era un tranello, quindi abbiamo potuto attraversare due territori fondamentalmente, il territorio di Tormarancia e il territorio di Garbatella, circonvallazione Ostiense, via Ignazio Persico, Teatro Palladium. No, ma parla sempre Carmelo, puoi continuare Presidente. Qua c'è Carmelo che parla alla prima passeggiata, una passeggiata che ha verificato una serie di questioni su Garbatella, su ovviamente assi viari, attraversamenti, esercizi commerciali, marciapiedi, eccetera eccetera, una seconda dedicata al trasporto locale, quindi alla metro e agli autobus. Ed è stata significativa anche la seconda, ci hanno accompagnato degli operatori, dei funzionari di ATAC e di Metro e ne sono uscite cose interessanti sia sui mezzi a disposizione di queste due aziende, di questa azienda municipalizzata della nostra città, sul colpo di fortuna che ti deve prendere quando passa l'autobus, se viene un autobus... come dire, comprato di recente, che c'è una capacità di abbassamento, oppure quelli più vecchi che non si abbassano per niente, sulla descrizione audio delle fermate, che non era accesa quando siamo saliti sull'autobus. Sta arrivando un altro teppista, intanto Spalco, capo dei teppisti, che pure lì non è che... Presidente, mentre scorrono le immagini appunto del percorso che abbiamo fatto... Io la notizia interessante che voglio dare a questa platea, al territorio della città, eccetera, è l'approvazione della delibera di ieri. E la delibera è impegnativa, io l'ho riletta, anzi, perché già la conoscevo, però
ci sono state modifiche che avevate apportato eccetera, però è anche un atto di denuncia verso Roma Capitale, è un tentativo, una denuncia forse un po' forte per un presidente di un municipio. Intanto comunque dentro questa delibera c'è proprio uno sprono forte e chiaro al comune per l'attuazione dei PEBA con la collaborazione dei municipi. È così? La sto leggendo in maniera distorta? No, legge bene, perché il tema è questo. La delibera che cos'è? Un atto evidentemente che ha una doppia funzione. Una funzione amministrativa, io ho sentito molti interventi che mi hanno preceduto, mi fa piacere salutare questa platea, sono molto orgoglioso e molto felice che di nuovo, a distanza di qualche mese, torniamo a parlare di questi temi qua a Parco Schuster. Permettetemi di ringraziare l'organizzazione GIX e Parco Schuster perché ospita per la seconda volta quest'anno un appuntamento di rilevanza cittadina e non solo, non sono tanti gli appuntamenti in città in cui si affrontano questi argomenti, in cui si costruisce questa discussione di cui abbiamo invece urgentemente bisogno. Lo facciamo di nuovo qua in Ottavo Municipio, è stato quindi in qualche modo... Mi fa piacere che questa delibera viene tra i due appuntamenti che abbiamo costruito. Ecco Valentina che parla. Valentina, volete far sentire o come Carmelo è censurata? Valentina pure, basta. Va bene. Dicevo, la delibera ha due aspetti. Evidentemente sempre un aspetto amministrativo. Aspetto amministrativo che tocca più o meno tutti gli argomenti che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto, quindi è inutile parlarne. Però voglio fare in qualche modo alcune precisazioni, perché sennò noi non cogliamo la profondità della questione che tocca la pubblica amministrazione in questo momento e quindi anche il vivere comune, sotto due aspetti. Noi parliamo tanto evidentemente di formazione del personale dell'amministrazione pubblica, noi dovremmo parlare anche della carenza di personale dell'amministrazione pubblica, cioè noi veniamo da 10 anni di tagli alla spesa pubblica, di mancanza del turnover dentro la pubblica amministrazione. Quota 100 è stato evidentemente un altro effluvio in uscita di personale dalla nostra amministrazione, e personale non parlo solamente degli architetti o degli ingegneri, perché badate bene, la vera rivoluzione di cui ha bisogno questa città, come tutta la pubblica amministrazione d'Italia, è potersi dotare di tante figure professionali dal punto di vista tecnico, ma figure professionali anche che possano interagire nella progettazione immateriale della città, non solamente in quella immateriale, perché qualcuno lo diceva prima, c'è anche un tema di costruzione di consapevolezza dentro la comunità territoriale che ha a che fare con qualcosa anche ulteriore oltre la materialità di quello che calpestiamo con i nostri piedi dentro la città. Quindi non ci serve solamente formarlo, e quello che abbiamo fatto in questi mesi insieme all'Ordine degli Architetti di Roma, io veramente ringrazio Alice per l'ennesima volta, perché qua abbiamo ospitato anche il Festival dell'Architettura di Roma che ha messo questa discussione al centro del proprio festival. Io penso che la delibera quindi sia un punto di partenza, e arrivo alla seconda questione, evidentemente uno strumento politico. Evidentemente, uno strumento di pressione, sicuramente di denuncia, ma anche, come dire, per costruire, ecco, vedi, un po' nello spirito che ha fatto il Pride in questi mesi con le passeggiate, con gli appuntamenti, costruire anche una coalizione di forze, diversi municipi, comuni, amministrazioni che come dire, in qualche modo si autosupportano, si mutualmente supportano nella costruzione degli strumenti e delle procedure. Voi avete citato tante grandi questioni che stanno sul livello nazionale, il PNRR e altro. Io ne dico una che sarà sicuramente cogente e che toccherà la nostra città. Siamo di fronte alla Basilica di San Paolo, io sono nato a poche centinaia di metri da qua, questo spazio circa 25 anni fa non era come lo conoscevate adesso. È uno spazio che fa vedere il peso di questi 25 anni, tanti problemi che sono il mio, come dire, la mia preoccupazione quotidiana, ma questo spazio è diventato così con i fondi del Giubileo del 2000. A Roma nel 2025 ci sarà il Giubileo, e il Giubileo sarà il primo banco di prova per gli investimenti e le opere pubbliche che verranno proiettate sulla città, per mettere a verifica quella piccola delibera che abbiamo fatto noi, che è una delibera che si deve sposare con quella degli altri municipi, perché è chiaro che serve anche un dispositivo generale per la città e non bastano, come dire, dei piccoli atti municipali. Sarà il primo banco di prova
per mettere a verifica quella partita grande di investimenti, di risorse, di lavori pubblici, ma anche per provare a verificare come un grande evento come il Giubileo del 2025 possa trovare una città capace di accogliere tutte e tutti, come dire, combattendo contro le barriere fisiche, ma anche contro quelle culturali e organizzative che questa città porta in dote. Poi ci stanno tante cose da fare. Noi ad esempio domani mattina insieme al Sant'Alessio facciamo una cosa molto bella. Abbiamo lavorato in questi due anni proprio per raccogliere un po' gli spunti che ho sentito dentro questa discussione, per raccogliere una grande opportunità che abbiamo, che avere l'Istituto Sant'Alessio nel nostro territorio. Domattina presenteremo insieme al Parco Archeologico dell'Appia Antica il lavoro fatto con il Sant'Alessio e con Archeomatica dell'archeoguida, cioè tutto un percorso di spiegazioni tattili e posizionate sull'Appia Antica per rendere accessibile anche ai visitatori non vedenti quello che è il patrimonio archeologico della nostra città, e cominceremo a lavorare con questo lavoro sperimentale proprio da là, dall'Appia Antica, e mi farà piacere un'altra occasione farvi vedere che cosa hanno fatto con le ricostruzioni tattiche di Cecilia Metella, piuttosto che sicuramente a fare tutto il la più antica tempo. La più antica, adesso abbiamo la delibera, quindi Presidente aspettiamo che la Regione stanzi i fondi, abbiamo quel vigile che qualora non lo facesse è pronto, e domani va alla Pisana. Tra l'altro al Palazzo della Regione sta pure al municipio, se te mi accompagni ci andiamo veloce. Un attimo, che sta scherzando veramente. No, quando è entrato non gli davo due soldi, invece parla bene il Presidente. Sembrava un delinquente di zona, invece ha visto, ammazza. E sta a fare pure parecchie cose. Non dà mai niente per scontato, che poi... Buono, no, e questo stavo qui apposta, proprio per conoscere, per capire, no? Dice, non ci cascare pure te, devi andare per i cassetti della Pisana, abbiamo detto. Devi passare a Santa Marinella. Santa Marinella. C'hai un sacco di giri da fare. Anche perché dopo le delibere servono i soldi, e questo lo dobbiamo ricordare. Siamo qui in chiusura, grazie a tutti e a tutti di essere venuti. Proprio due secondi di intervento, sì, perché dobbiamo proprio chiudere, perché o ci picchiamo? Daniele mi ha invitato dicendo di fare le proposte, ma io una non volta ho invitato, ti sei invitato che ho cercato da solo, di dare le proposte, mi interrompe. E una cosa volevo dire, come la formazione ne hanno parlato tutti benissimo, i soldi, i finanziamenti sono quelli che latitano e quelli che servono, e come diceva prima, non ricordo come si chiami, perché è già realtà in molte altre regioni, invece delle multe del servizio stradale che poi vanno alla mobilità e altro, in altre regioni, e ho parlato prima già con Marta, gliel'ho proposto, Marta Bonafoni, consigliere regionale. E prima era Emiliano Orlandi che lo proponeva, il consigliere. Ok, scusatemi, non ricordo i nomi. E in pratica viene sulla cosiddette soldi che si devono per la Bucalossi, le multe per le concessioni edilizie, già la Regione Lazio e la Regione Veneto nel 2003 ha già legiferato che una percentuale di quello che viene incassato con queste leggi venga dedicato e rimane sempre nell'ambito urbanistico per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E poi, come dicevamo, con la delibera che è stato sensibilizzato sia la Regione ad aumentare i soldi, sia il governo a mettere i soldi nel PNRR. E in più una cosa che volevo dire con anche l'avvocato della Luca Coscioni, con la causa che abbiamo portato avanti a Santa Marinella, se ci dovesse venir riconosciuto il risarcimento economico, noi metteremo i soldi che ci vengono stanziati dal Comune di Santa Marinella a disposizione di tutte le persone disabili e non che vorranno fare la stessa azione legale contro le amministrazioni che non approveranno il PEBA. Quindi è una minaccia per tutte le amministrazioni presenti anche su questo palco. Se non fate le cose come vanno fatte, questa volta ricorreremo al giudice. Ma noi crediamo proprio di aver costruito, come diceva anche il Presidente Amedeo, come l'hanno detto tutti, veramente la costruzione di un fronte unito per portare avanti con convinzione un atto di civiltà per Daniele, tutti. Ma qua siamo in chiusura. Alice della Valsusa, Andrea, i disabili pirata, Andrea, ma vi aspettavamo Andrea, dovevi venire alle 4. Che ci fate? No ragazzi, appunto, scusateci per il ritardo, siamo arrivati appunto qua anche noi al dibattito, insomma, a partecipare, però a Roma Termini siamo arrivati lì. Roma Termini, barriere architettoniche, ascensore guaste, scale guaste, persone guaste,
Oh, manco un vigile c'era, cioè, eccolo, eccolo. Qua, ma hanno mandato qua noi uno, ce n'era uno. Ammazza, oh, stava qua. Io, dico. Oh, alla fine siamo andati a Piramide, e a Piramide, per fortuna, non potevamo più andarci, è arrivata Anna a prenderci in macchina. Insomma, ci ha salvato la vita. Oh, ma c'è, allora, raga, ma come fate a stare qua a Roma? Ma andate via da qua. Cioè, anche Milano non è bello, perché ve lo dico, barriera architettonica. Vabbè. Però a Roma che cos'è sta roba? Non esageriamo, cioè, voglio dire, è complicato, ma noi non vogliamo cambiare città, noi cambiamo la città, casomai, Andrei. Lo capisci? Dai, però, giusto. Siamo romani, Andrei. Te vieni da Milano, perché callo, lo sappiamo. Ma che vuol dire romani? Che vuol dire romani sta cosa qua? Che dovete soffrire, fate le marce del dolore, ma oh, basta queste robe qua, cioè. Anna, sei romana anche te, sei capace a spiegarglielo un po'? Va. Boh, te la canto io. Siamo romani coi San Pietrini, qui ci hanno fatto pure i gradini, la sedia nostra se si ribalta, sti sette colli varono 80, con i bastoni andiamo a tentoni, che hanno veloci so scivoloni, e poi la metro fammi il favore, non ha più intero un ascensore. Ma andiamo avanti, non ci abbattiamo, se strade infami se le mangiamo. E dopo se ne andiamo anche a Milano, pa' batte le barriere da una mano. E dopo se ne andiamo anche a Milano, pa' batte le barriere da una mano. Pa' batte le barriere da una mano, forza tutti insieme, pa' batte le barriere da una mano. No, per scusate, un lupo, no, mi sono fatto emozionare, scusate. Un grande applauso al nostro Andrei, a Stefano Vigilante, grazie, mi raccomando, alla nostra Anna che ha cantato e ad Alice, grazie. Grazie a tutti gli ospiti per essere stati con noi, grazie a Daniele, grazie ad Alice, Amedeo, Silvia, Valentina, Gaia, grazie che sei venuta a trovarci. Emiliano e Isabella, grazie ai tecnici, grazie a tutti e grazie a voi che vi aspettiamo veramente domani per il corteo alle 16 da Piazza Venezia, una passeggiata insieme a noi a Via del Corso per arrivare a Piazza del Popolo e rappresentare, portare i nostri corpi non conformi, i nostri amici, le nostre menti divergenti, ma soprattutto gli stessi desideri che abbiamo in comune con tutti voi. Grazie ancora. E rimanete perché adesso tra poco il dibattito, non ve ne andate. No, che dibattito? Talk show. Musica. Signore, restate con noi a pochissimo con il DJ Suturami.